Buonasera, tra breve nel nostro TG vi parleremo dei nuovi guai per l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, gli straordinari non dovuti, cinque dirigenti dell'ASP Cosentina segnalati alla Procura Generale della Corte dei Conti. Poi vi racconteremo ancora un'ennesima storia di violenza, vittima una donna, l'aguzzino sarebbe il marito, botte, minacce e insulti. Lei ha trovato il coraggio di denunciare, lui è finito in manette. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. Cinque dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza segnalati alla Procura Generale della Corte dei Conti nel mirino delle fiamme gialle, le modalità con le quali sono stati distribuiti i fondi di produttività, 4 milioni e mezzo di euro elargiti a pioggia. Picchia e minaccia la moglie da anni, la colpisce con schiaffi, pugni e calci, soprattutto al volto e alla testa. L'ultimo episodio nel luglio scorso, quando la donna finisce in ospedale riportando un trauma cranico, oggi l'arresto. La furia del vento ha distrutto la piscina utilizzata dall'AIAS, la tromba d'aria ha battuto il telone e scaraventato i detriti a centinaia di metri di distanza, ingenti i danni. Nessun passo indietro, queste le parole del ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, che sull'accorpamento delle piccole sedi giudiziarie esclude possano esserci ripensamenti. La legge, ha detto il ministro, ha stabilito un termine molto certo, dichiarazioni che gelano Rossano, che spera di evitare l'accorpamento con Castrovillari. Gli aspiranti medici preferiscono gli atenei del nord e così capita che al campus universitario di Germaneto rimangano vuoti 173 posti. Adesso chi non è riuscito ad entrare nelle università più ambite sarà costretto a ripiegare sulla facoltà di medicina a Catanzaro. Nuove misteriose apparizioni ad Amantea su un'anta dell'armadio su cui sarebbe apparso il volto di un giovane deceduto tragicamente nel 2008, sarebbe affiorata anche l'immagine della Madonna. Il luogo è meta adesso di pellegrinaggio di credenti e curiosi, ma la curia non si esprime. Torna al successo il Cosenza in Lega Pro 2 che al San Vito archivia con successo 2-0 la pratica arzanese, pareggia a Martina Franca invece la Bigor Lamezia che mantiene il primato in classifica. In Serie D finiscono in parità i due derby di Montalto e Vibo Valentia, vince solo l'Interreggio. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito in apertura ancora questi guai, definiamoli così, per l'azienda, nuovi guai per l'azienda sanitaria provinciale. La Guardia di Finanza ha segnalato alla Procura regionale della Calabria, della Corte dei Conti, un danno erariale per oltre 4 milioni e mezzo di euro che sarebbe stato provocato dal management pro tempore dell'azienda sanitaria provinciale Bruzia. Cinque sono i dirigenti chiamati in causa dalle fiamme gialle per gravi negligenze e colpose omissioni. Nel mirino degli inquirenti le modalità con le quali sono stati distribuiti i fondi di produttività. Valentina Palmieri. In questi faldoni le delibere dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, al vaglio della Guardia di Finanza, una mole di materiale, migliaia di documenti acquisiti nella sede dell'ASP. Sono tutti provvedimenti emanati tra il 2008 e il 2012, atti inerenti l'erogazione al personale in servizio del fondo incentivante e del fondo produttività. Soldi erogati a pioggia in netto contrasto con quanto prevede la normativa di settore, secondo la Guardia di Finanza, che ha segnalato cinque dirigenti pro tempore dell'azienda sanitaria alla Procura Generale della Corte dei Conti. L'accusa nei confronti dei vertici dell'ASP è gravi negligenze e omissione colposa. Il danno erariale ammonta a 4 milioni e mezzo di euro. Soldi tanti che nel corso di 4 anni sarebbero stati distribuiti senza criterio, straordinari non dovuti, premi spalmati su tutto il personale, senza tenere in considerazione i singoli meriti, il singolo apporto del dipendente come indicato dalla normativa per il pubblico impiego
che stabilisce la possibilità di incentivare il lavoro svolto negli uffici con un aumento in busta paga se il servizio è finalizzato alla promozione di un significativo miglioramento di efficacia ed efficienza dell'amministrazione. In busta paga invece c'erano delle voci in più e un aumento, ma che non avrebbe avuto alcuna giustificazione. Negli atti dell'azienda sanitaria infatti non comparirebbero i riferimenti all'attività svolta dai dipendenti né gli obiettivi fissati dall'ASP. La posizione dei 5 dirigenti sarà ora al vaglio della magistratura contabile. L'erogazione delle indennità all'ASP di Cosenza è stata sospesa da quando è iniziata l'attività ispettiva della Guardia di Finanza. Ma i guai della sanità non finiscono qui, restano disservizi, criticità. Nonostante l'aumento esorbitante delle addizionali IRAP e IRPEF, nonostante i ticket, la riorganizzazione non decolla e mentre i pazienti sono costretti ad enormi disagi, come dimostrato anche dal blitz di alcuni parlamentari 5 Stelle negli ospedali di Corigliano e Rossano, la politica continua il solito gioco dello scaricabarile. I particolari nel servizio di Marisa Fallico. Tagli alle prestazioni, smantellamento di strutture, ultima in ordine di tempo il centro oncologico Campanella di Catanzaro, aumento dei ticket, maggiorazioni al massimo delle addizionali regionali IRAP e IRPEF. Risultato, a distanza di 3 anni dall'avvio del piano di rientro, la situazione della sanità calabrese resta altamente critica, quasi una beffa per i cittadini. E come se non bastasse, su questo scenario sconfortante, anziché dare risposte vere, si continua a consumare la trita battaglia politica di accuse contro accuse. L'attuale maggioranza di governo che parla di eredità pesante, l'opposizione che replica. Anche l'ex presidente della regione, Agazio Loiero, rompe il silenzio. Parole dure quelle usate dal consigliere regionale di Autonomia e Diritti. Il mandante è sempre lo stesso, dice, cambiano gli intermediari. Ma la solfa è sempre quella, attribuire a me, dopo 4 anni di gestione scopelliti, la crisi quasi irreversibile della sanità. A rincarare la dose il consigliere regionale del PD, Carlo Guccione, che rilancia la questione delle 21 strutture sociosanitarie del Cosentino realizzate con la legge 20, costate ben 14 milioni di euro e mai completate o utilizzate. Uno spreco inaccettabile, come inaccettabile per Guccione il silenzio di Scopelliti su questa tematica, su cui persino, ricorda il direttore generale dell'ASP di Cosenza Gianfranco Scarpelli, è intervenuto chiedendo un recupero virtuoso delle stesse con la concessione in comodato d'uso ai comuni o alle associazioni operanti in campo sanitario. Ma da cerchiare Scopelliti anche il Movimento 5 Stelle. Dopo il blitz negli ospedali di Corigliano e Rossano, il senatore Molinari, l'onorevole Barbanti e il consigliere comunale di Corigliano Sapia parlano di una situazione di grave abbandono. Abbiamo visto reparti nuovi e confortevoli, denunciano venire abbandonati per trasferimento in altri locali, vecchi e obsoleti, con stanze a 6 letti, bagni nei corridoi, molti di questi chiusi perché guasti, assenza di stanze dove eventualmente ricoverare in maniera separata persone affette da infezioni, assenza di materiali di prima necessità. Abbiamo visto un povero uomo portato in barella con al fianco quello che poteva essere suo nipote, che gli portava a mano la bombola dell'ossigeno, come quella dei sub. Abbiamo visto una signora andare in bagno con la nipote che le portava la flebo a mano, perché il portaflebo non aveva le rotelle. Altro che risparmi, ironizzano i 5 Stelle, solo taglio dei servizi. E questa è davvero una brutta storia, l'ennesima di violenza sulle donne. La richiesta della misura cautelare del pubblico ministero Paola Izzo nelle carte visionate dalla procura diretta dal dottor Dario Granieri, la storia di cieca violenza di cui è stata vittima per anni una donna di Bisignano, botte, minacce ed ingiurie che il marito non le risparmiava neanche in pubblico. L'uomo, 62 anni, è stato arrestato. L'ultimo episodio, il 6 luglio scorso, la donna è stata picchiata in strada tra le auto parcheggiate, pugni e calci in ogni parte del corpo, soprattutto al volto. Solo l'intervento dei passanti ha evitato il peggio. Poi il ricorso alle cure dei sanitari dell'Annunziata e la diagnosi di trauma
cranico, dolore d'umiliazione e quelle parole che le rimbombano in testa, ti ammazzo, così le diceva il marito, la decisione di denunciare e raccontare una vita d'inferno. Oggi per l'uomo è arrivato l'arresto. E vi mostriamo adesso le immagini della violenta tromba d'aria che questa mattina a Scalea ha distrutto la piscina in uso all'AIAS. Ingenti i danni, fortunatamente nessun ferito. Vediamo. Ecco i danni causati a Scalea dalla tromba d'aria che questa mattina si è abbattuta sulla cittadina dell'Alto Tirreno cosentino. Erano le 11 quando gli abitanti hanno visto formarsi in mare il vortice d'aria che in pochi attimi ha raggiunto il litorale. La piscina in uso all'AIAS di Scalea è stata la prima struttura ad essere colpita dalla violenza dell'evento meteorologico. Guardate, adesso è completamente distrutta. La furia del vento ha abbattuto il telone della piscina. Ingenti i danni. Tanta paura per chi in quel momento si trovava in quella zona. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea. Il timore era che qualcuno fosse rimasto sotto quelle lamiere. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito. È stata attivata un'unità di crisi e l'intera area è stata transennata, ma i detriti della struttura distrutta dalla violenta tromba d'aria sono stati scaraventati a centinaia di metri di distanza. Il tornado, lungo la sua traiettoria, ha anche danneggiato un capannone nella zona di Sant'Angelo. Da Scalea a Rossano, dove continua la protesta per salvare il tribunale, da Roma però le notizie che arrivano sono sempre meno incoraggianti. L'ultima dichiarazione del ministro Cancellieri è l'ennesima doccia fredda per chi si sta battendo per evitare l'accorpamento con Castrovillari. Nessun passo indietro, queste le parole del ministro della giustizia che sull'accorpamento delle piccole sedi giudiziarie esclude che possano esserci ripensamenti. La legge, ha detto il ministro Cancellieri, ha stabilito un termine molto certo, quindi nessuna variazione al momento rispetto a quanto è stato già deciso. Stando così le cose, la speranza che Rossano possa evitare di essere accorpato al tribunale di Castrovillari diventa sempre più vana. E adesso parliamo degli aspiranti medici che preferiscono gli atenei del nord. E praticamente che cosa è accaduto? Che in Calabria al campus di Germaneto sono rimasti dei posti vuoti, ben 173. Adesso che cosa succede? Succede che chi non è riuscito ad entrare nelle università più ambite sarà costretto a ripiegare sulla facoltà di medicina a Catanzaro. Sentiamo. Il Sud, e quindi anche la Calabria, non tira, neanche dal punto di vista universitario. Perché diciamo questo? Seguiteci. Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato nell'edizione di oggi un'inchiesta dalla quale si evince che le facoltà di medicina, ubicate in quest'area del paese, non sono, per così dire, ambite dagli studenti che hanno sostenuto i quiz di sbarramento. Succede che, a Catanzaro, per esempio, dei 255 posti disponibili, solo 85 sono stati coperti, segno evidente che i vincitori del concorsone hanno inteso piazzarsi negli atenei del nord, evidentemente ritenuti più funzionali e attrezzati rispetto a quanto possono offrire le università del sud, e in questo caso il campus di Catanzaro. Questa situazione è frutto della novità dell'istruzione nazionale, che sta rivoluzionando la geografia degli ammessi a questi corsi di laurea. Fino a 2 anni fa, va ricordato, la selezione veniva effettuata per ateneo e lo scorso anno per ambiti regionali o interregionali, e coloro che si spostavano dal nord al sud erano pochissimi. Oggi, invece, diventa una necessità trasferirsi. Il rettore dell'Università di Catanzaro, Quattrone, lancia l'allarme e punta l'indice contro questo provvedimento che dice finirà per penalizzare la Calabria. Va detto che da anni i punteggi per entrare a Germaneto sono inferiori rispetto a quanto serve per le altre facoltà di medicina del nord. Si potrebbe assistere, insomma, al fatto che gli studenti costretti a scegliere Catanzaro rimarranno qui per un anno e poi tenteranno di tornare alla loro città nel secondo anno. Ma c'è un altro elemento che Quattrone evidenzia e che preoccupa, anche se è risaputo, e cioè che gli studenti che decidono di completare l'iter universitario nella città capoluogo di regione e che provengono da altre aree del paese, conseguita la laurea, non si fermano, nel senso che non svolgono la professione in Calabria, vanno via.
E stiamo seguendo da giorni una vicenda misteriosa ad Amantea. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato anche le immagini di questo volto apparso su un'anta di un armadio. Adesso è mistero su mistero, perché al volto del giovane tragicamente scomparso qualche anno fa si è aggiunta anche un altro disegno, che sarebbe quello della Vergine. Vediamo. Alla credenza popolare non servono le conferme della Chiesa o della scienza. Le immagini comparse su quel mobile, su quell'armadio dei miracoli accatastato in un deposito e mosso non si sa da chi, sono chiare e nitide. Ma tutto è in divenire, ed i tratti che prima sembravano riportare alla mente Giovanni Massali, il giovane deceduto a soli 19 anni per un tragico incidente stradale, sono diventate meno evidenti, come se si stessero asciugando o come se il legno le stesse in qualche modo assorbendo, facendole proprie. Al loro posto, magicamente, sotto gli occhi attenti di curiosi e devoti, sono formate due effigi della Vergine Maria. In primo piano il viso, con lo sguardo rassicurante e sereno della Madonna. Probabilmente, dicono gli esperti di chiesa, quella di Medjugorje. Per vederle bisogna fare uno sforzo, giocando in qualche modo con la luce, ma poi tutto si materializza, quasi uscisse dal nulla. La chiesa e la scienza, dicevamo, cercano di dare una risposta. Un frate del convento di San Bernardino da Siena ha visitato il deposito di mobili Teatro delle Apparizioni e, dopo aver visto con i propri occhi e parlato con i presenti, non ha potuto esprimersi sull'accaduto. Non si sono sbilanciati neanche gli esperti del Centro Investigazioni Scientifiche di Cosenza, guidati da Luca Chianelli e Antonio De Leonardis. I due hanno effettuato i primi esami sulle misteriose apparizioni. Sono stati effettuati rilevamenti di vario genere allo scopo di capire l'origine del fenomeno e sono stati prelevati dei campioni che saranno analizzati nei prossimi giorni. Ma la passione popolare non si ferma e la gente, intanto, vuoi per semplice curiosità, vuoi come forma di devozione, continua a recarsi nel luogo dell'apparizione, quasi fosse un santuario. I sentimenti di chi osserva da vicino quelle immagini, che fanno ricordare il 19enne morto 5 anni addietro e la Madonna di Medjugorje, sono contrastanti. Scetticismo e fede combattono una battaglia senza esclusione di colpi, nell'attesa che qualcosa, che al momento sembra inspiegabile, possa trovare ragion d'essere. Il pellegrinaggio nel bazar di Amantea ormai prosegue incessantemente da 4 giorni. La testa piegata di tanti curiosi per scrutare quelle immagini nell'anta dell'armadio. Ritratti suggestivi e misteriosi. Un segnale, anzi un miracolo, sussurra chi è entrato nel negozio di Amantea. Troppo presto. Qui, in arcivescovado a Cosenza, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Nessuna nota da parte della parrocchia della città del Basso Tirreno. Fino ad oggi non c'è stata alcuna richiesta di incontro da parte della comunità religiosa di Amantea. Sarà necessario del tempo, lo studio, le analisi degli specialisti per stabilire quale strada la curia deciderà di intraprendere. L'atteggiamento della Chiesa davanti a fenomeni apparentemente inspiegabili è da sempre di estrema cautela. Prima di gridare al miracolo, dunque, saranno necessari ulteriori approfondimenti, ad iniziare dalle testimonianze dei titolari del negozio dove sono apparsi questi ritratti. Cerimonia religiosa nel Duomo di Cosenza in occasione della festa della Polizia. Agenti, ispettori, funzionari della Questura Abruzia e dei commissariati del territorio hanno voluto rendere omaggio con una funzione religiosa a San Michele Arcangelo, patrono del Corpo della Polizia di Stato. Presenti alla cerimonia anche le massime autorità civili e militari della provincia. Nell'omelia l'arcivescovo della Diocesi di Cosenza, Salvatore Nunni, ha ricordato gli agenti morti durante il servizio e ha esortato la polizia a continuare a lavorare nello spirito che da sempre caratterizza il corpo, quello del sacrificio e della collaborazione. Nunnari ha sottolineato poi l'importanza del rispetto della dignità delle persone coinvolte nell'attività giudiziaria e arrestate. L'economia adesso. Il neo presidente della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo, Nicola Paldino, ha incontrato stamattina i giornalisti per rendere noto il suo programma operativo. Vediamo.
22.000 soci, 13 banche, 86 sportelli in 76 comuni, 600 dipendenti, una raccolta di circa 2 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. Questi sono i numeri del credito cooperativo in Calabria che il neopresidente della Federazione delle BCC Calabresi, Nicola Paldino, ha reso noti incontrando la stampa. Le uniche banche rimaste ai calabresi, i 22.000 soci sono ovviamente tutti della nostra regione. E quindi la sfida che ci aspetta è di questo tipo, lasciare alla regione Calabria delle banche che sono le uniche rimaste in Calabria. Tra i programmi del nuovo presidente la fortificazione delle banche esistenti, anche con fusioni tra di loro e senza tutoraggi gestiti dal nord, e l'espansione nei territori meno serviti, come il Vibonese e il Regino, e poi un rinnovato rapporto con le istituzioni locali. Perché le banche sono dei soci, ma sono del territorio calabrese, sono dei comuni, delle piccole comunità, delle associazioni, sono di tutto il tessuto culturale, sociale, economico della nostra regione. L'economia locale cresce se cresce la fiducia dei risparmiatori nelle banche del territorio. Per questo Paldino lancia un appello ai calabresi. Devono rivolgersi alle BCC perché con le BCC possono parlare con il direttore generale, con il presidente, hanno un rapporto con gli amministratori, sanno che i loro bisogni possono essere affrontati e anche risolti spesso. A Nicola Paldino arrivano anche gli auguri del direttore generale della Federazione delle BCC. La forza di fare tutto quello che abbiamo intenzione di fare, perché credete ci vuole una grande forza fisica anche per girare per tutte le BCC della Calabria. Riparte la stagione degli spettacoli al Teatro Morelli di Cosenza, quest'anno rappresentazioni di grande effetto, tanta musica e anche laboratori teatrali. Vediamo. Grande teatro e buona musica sono gli ingredienti principali della nuova stagione teatrale del Morelli di Cosenza. Il cartellone è davvero ricco. Si parte l'11 ottobre e fino al 18 dicembre ci sarà ampia scelta. Abbiamo per la prima volta in Calabria Antonio Latella con lo spettacolo AH. Lui è uno dei massimi, diciamo, artisti, registi del teatro contemporaneo, non solo nazionale ma internazionale, quindi insomma è già un grande risultato questa sua presenza. Ci sono i Motus, che è un grande ritorno con Alexis, una tragedia greca, ci sono Totò e Vicè con Vetrana Grandisi di Franco Scaldati, il testo, per dire, tre eventi potentissimi. Insieme a questo c'è anche Lucido di Costanzo Rustione, con un testo di Spregelburd, e Spregelburd, ok, è anche, ha vinto con questo testo proprio in Italia con miglior testo straniero un paio d'anni fa. E allo stesso tempo i Babilonia Teatri, i Carullo Minasi, che hanno avuto anche loro tantissimi riconoscimenti. Oltre agli spettacoli, la nuova stagione si caratterizzerà anche per alcuni laboratori teatrali. Quest'anno si arricchisce anche dei laboratori, di incontri con le scuole, di concerti, quindi un progetto di teatro a 360 gradi, non solo vivere il teatro, ma soprattutto fare teatro. C'è una notizia appena battuta dalle agenzie di stampa, arriva da Roccella Ionica, circa 150 immigrati, in prevalenza, secondo le prime notizie, di nazionalità siriana, sono stati intercettati al largo della costa calabrese, nella zona della Locride, dalle motovedette della Guardia Costiera di Roccella Ionica. In considerazione delle precarie condizioni dell'imbarcazione, un vecchio motopeschereccio di circa 20 metri in avaria perché imbarcava acqua, gli immigrati, tra cui ci sono donne e bambini, sono stati soccorsi e trasbordati sulle motovedette della Guardia Costiera, che si stanno dirigendo adesso verso il porto di Roccella. Il calcio torna a vincere al San Vito, il Cosenza, che archivia con un secco 2-0 la pratica arzanese. I rossoblù di mister Cappellacci ritrovano dunque il sorriso dopo le ultime prestazioni poco convincenti. Sempre in Lega Pro 2 frena la sua corsa alla Vigor Lamezia, Martina Franca, ma resta ben salda in vetta alla classifica. In D2 derby fra calabresi finiscono in parità, vince solo l'Interreggio. Il punto nel servizio di Anna Franchino.
Corsa liberatoria sotto la curva sud, il segno più evidente della ritrovata serenità. I lupacchiotti raccolgono gli applausi del San Vito al termine di una gara giocata con carattere e con la voglia di riscattare a tutti i costi le due precedenti uscite poco incoraggianti. Cosenza Arzanese si gioca nel ricordo di Massimiliano Catena, il centrocampista rosso-blu scomparso in un tragico incidente 21 anni fa. Mister Cappellacci butta nella mischia napolano Calderini e Meduri, confermando le indiscrezioni della vigilia. Al pronti via sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con Pepe, che non ci arriva per un soffio. Poi, dopo 5 minuti, azione di Calderini che serve Alessandro, ma il suo diagonale si stampa sulla base del palo. Ancora Cosenza pericoloso al 13° con questo colpo di testa di Elio Calderini. In campo c'è solo una squadra, ci prova il capitano al 21° su punizione e Fiori è costretto a rifugiarsi in angolo. Ancora Mociaro pericoloso poco dopo dal limite, ma l'estremo difensore è attento. Alla mezz'ora l'Arzanese si sveglia con Ripa che crea scompiglio in aria, ma la sua conclusione viene deviata da Frattali. Trascorrono 2 minuti e Napolano ci prova dalla distanza, ma il suo tiro coglie in pieno l'incrocio dei pali. Nella ripresa è ancora il Cosenza a tenere il pallino del gioco, Calderini entra in aria e serve Mociaro che si scontra con il portiere. Fiori resta a terra, l'azione prosegue, il numero 1 partenopeo si rialza e Napolano dalla distanza fa partire un bolide che gonfia la rete. Fra le proteste degli ospiti che creano un capannello vicino alla panchina rosso-blu, l'Arzanese prova ad impensierire al 43° con il neo entrato El Awazin, ma il suo tiro è poca cosa. Dall'altra parte invece De Angelis, subentrato a Calderini, fa tutto da solo, prova la conclusione parata da Fiori e sulla ribattuta subisce il fallo da rigore da Gori. Dopo un tiro in molla con Mociaro arriva l'ok per la battuta, De Angelis si presenta sul dischetto ma la sua trasformazione deve essere ripetuta. Al secondo centro però è gol e i silani festeggiano il raddoppio. 3 punti che ridanno morale e riportano il Cosenza al terzo posto in classifica. Un piccolo passo falso invece per la Vigor Lamezia, che si ferma al poker di successi e da Martina Franca torna con un solo punto nel carniere. I biancoverdi però guardano ancora tutti dall'alto, ma dopo soli 17 minuti perdono per infortunio la loro punta di diamante Mangiapane, che forse si fa male calciando questa punizione. I pugliesi allora prendono coraggio e spingono sull'acceleratore, ma quando hanno un'occasionissima per segnare si ostacolano fra loro. La squadra di Costantino tiene nella ripresa, dopo un inizio sottotono prova ad impensierire i padroni di casa. Poi, dopo l'espulsione di Zammuto, nonostante la superiorità numerica, la Vigor non riesce a trovare la via del gol, anzi subisce in alcuni frangenti le incursioni del Martina, ma alla fine il pareggio è un risultato che soddisfa tutti, in particolar modo il Lamezia, che resta in testa e mantiene l'imbattibilità. Chiudiamo con un appuntamento: da domani l'Attarico in provincia di Cosenza accoglierà ed ospiterà fino al 7 ottobre la statua della Madonna Pellegrina di Fatima, che sarà accompagnata dalle sacre reliquie dei beati pastorelli Francesco e Giacinta. L'arrivo domani è previsto per le 17:30 con il rito della preghiera di accoglienza e il saluto delle autorità civili e militari. Poi la processione verso la chiesa dell'Immacolata. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento.